Stiamo scherzando? Non lo so. No, dico, stiamo scherzando. Ho capito la domanda, è la risposta che mi manca. Lei si siede al tavolo del mio bar e si mette a mangiare la roba comprata nel bar di fronte. Là non ci sono mica i tavoli. Eh certo, lei va a spendere i soldi nell'altro bar e viene a sporcare i miei tavoli. L'idea era quella, più o meno. Secondo lei, perché io passo il giorno a pulire questi tavoli? Perché ci piace la pulizia? No, non faccio lo spiritoso. Io mi guadagno da vivere con questo bar, quindi vuole mangiare qui, compra la roba qui. La informo che siamo in democrazia. Non mi faccia perdere la pazienza, sa? Non si inalberi mica con me, sa? Lei è venuto qua, lei mette i tavoli dalla parte sbagliata. Ma del... cosa dice? Lo sa come si chiamano quelli come lei? No. Giancarlo. Allora, visto che lei vuole fare lo spiritoso, io adesso chiamo i carabinieri. E allora io chiamo mio zio. E cosa c'entra? Mio zio fa il pompiere. Beh, scusi, ma cosa sta facendo? Non si vede. Lo vedo. Sta prendendo appunti. Lei sì, che ha indovinato. Non faccia lo spiritoso. Questo lo vedo. Ma sta prendendo appunti sul mio berretto. Siccome non era scritto, ho pensato bene di scriverci su io per prendere appunti. Su, non faccia l'idiota. Mi ridia il berretto. Anche lei deve prendere appunti? No, me lo devo mettere in testa. Questo non è possibile. Guardi, dopo per leggere io cosa faccio. Seguo lei. Sa che lei è un imbecille. Non si inalberi mica con me, sa? Lei è venuto qua. Lei va in giro coi berretti riscrivibili. Sono io dopo che devo andarci dietro per leggere gli appunti. È pazzo. Lo sa come si chiamano quelli come lei? Come? Giancarlo. Vabbè, facciamo così. Si tenga il berretto e non rompa. Ma tanto non mi serve più. Come? È colpa sua. Mi ha fatto dimenticare l'argomento degli appunti. Beh, le sembra bello quello che ha fatto? Quello che ho fatto oggi o un altro giorno? Quello che ha fatto adesso. Lei ha orinato contro questo cancello. Guardi che si sbaglia. Io non ho origliato. Non dicevo questo. E io ho fatto solo la pipì. Appunto. Proprio sul cancello. Mi scappava. Ma è il cancello di casa mia. E non posso mica scegliere. Se mi scappa, devo sbrigarmi. Ma se le scappa vado al bar, no? Ma non posso andare al bar. E perché? Perché io vado al bar, chiedo dove è il bagno, sì. Vado in bagno, quando esco mi sento in obbligo di ordinare qualcosa, allora bevo un chinotto e poi mi scappo un'altra volta. È a posto con la testa. Perché me lo chiede? Ma mi sta prendendo in giro. Non si inalberi mica con me, sa? Lei è venuto qua, lei spia la gente che origlia. Ma di che parla? Lo sa come si chiamano quelli come lei? No. Giancarlo. Ma vada a farla da un'altra parte! Ormai mi è passata la voglia! Scusi, sa? Se tutti facessero come lei... Io? Sì, sì, ce l'ho con lei. Dico, se tutti facessero come lei... Mi può dare un aiutino perché non mi viene la risposta? Sì, sì, continui pure. Sa, non vorrei essere eliminato. Basta con gli scherzi. È lei che ha cominciato. Lei ha mangiato la cioccolata e tra l'altro fa anche male. Ed è per questo che è grasso. Lei non la mangia la cioccolata? No. Ecco perché è così secco. A parte questo, lei ha buttato la carta per terra. Voleva che mangiavo anche quella lì? No. Ma ci sono i cestini, ce n'è dappertutto. Tutti buttano le immondizie nei cestini. Perché lei non li usa? Non mi piace i cestini. Preferisco comprare la roba al bar perché è meno usata dei cestini. Senta, non mi faccia perdere la pazienza. Non si inalberi mica con me, sa? Lei è venuto qua. Lei cerca da mangiare nei cestini. Ma cosa dice? Lo sa. Come si chiamano quelli come lei? Cosa? Giancarlo! Raccolga la carta! No, non faccio la raccolta. Mi scusi, sa, ma non ho la passione.